Saludi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso episodio, oltre a decimare la popolazione di mostri che abitano la foresta e il bosco di Babda, sono arrivato alle rovine di Redan, che è più una città. Sì, sono rovine. Effettivamente abbiamo scoperto la tomba presunta di Redan. E Redan è il primo rider. E ora quello che ci resta da fare è andare a cercare un drago bianco. Sembra che questo drago abbia il potere di fermare flagello nero, quindi dirigiamoci nel proprio... addentriamoci nel bosco di Babda. E... wow, già vedo dei nemici. Acci picchia, ma non siamo mai al sicuro qui. Non siamo mai al sicuro, no. Io stavo lì con la gattovana come un idiota e un curupeco premisi ci attacca. Ma potrò avere un secondo per... fare un attimo mente locale e mettere a posto i miei pensieri? No, a quanto pare il gioco mi ha detto no, devi combattere e basta. E io combatto. Comunque devo trovare questo drago bianco per fermare il flagello. Più semplice di così non può essere. Il curupeco, non contento, ha chiamato anche l'amico. E l'amico ha dato cazzo con un attacco. Era un conga. E comunque non mi metterò a combattere tutto lo scibile umano come ho fatto l'altra volta, Stavolta vado dritto verso la fonte del problema. Vedrò qual è il problema e lo risolvo. Fiore di sole gira, va bene. Quel curupeco che sta lì sotto se la può prendere in saccoccia. Oddio, oh cielo. Vola questo? Non vola? No, però ce la commi a quanto pare. Che ci sta qua sotto? Qualche tesoro? No, solo dei fiori. Quindi perché vuoi? Ce l'ha tanto con me? Ce l'ha? Cosa sta difendendo? Cos'è quella cosa là sopra? Cos'è? Zinogre! Fai mia volta attenzione! Ma che è insetto tuono? Ma che succede? Devo attaccare insetto tuono? Cioè, allora... Zinogre! Quindi quei cosi esplodono e devo farli andare giù prima di tutti. Usa la potenza lui, molto probabilmente. E allora, amico mio, ti becchi la velocità. Eh sì. Ti becchi proprio la velocità. Colpo insetto tuono. No, l'insetto tuono non lo vuole. Ah, ma ci attacchi direttamente. Tu ci attacchi. Ok, ho capito. Mi fai una palla di fuoco, Tato? E ti... mi curo. Te, mi curo, mi curo. No, devo curare. Perché ho... No, infatti non mi riportavano i conti. Perché mi devo curare io? Devo curare i mostri. No. No, no, no. Allora, che sto facendo? Fermati. No, eccolo qua. Usa la velocità lui, la potenza lui, quindi la velocità è la cosa migliore da fare. Mosti, velocità. Vai, legame 2, legame 2, legame 2, legame 2. Mamma mia. Oh, legame 3. Vai allora, vai. 3 è il massimo? Non ne sono sicuro, vorrei provare ad arrivare a 4, ma
Non mi riporta. No, tecnica. Ok, tecnica anche il mio Mosty, va bene. Super scarica, oh no. Quindi attacco con Mira Plus più. Ha chiamato un grande insetto tuo. Ho le erbe normali, non le pozioni. Quindi recupero poca salute. Niente, questi... ho capito! Contrasto elettrico però! Su di me! Dillo, devi perdere, dillo! Oh, allora che succede? Senza vitale, se no qua ci rimaniamo proprio, eh. Grande. Vabbè. Ok. Bene. Mega potion per il mio Yankoku. Oddio, potrei mettere Rata veramente, che è carico. No, ok, su Yankoku, meno male. Mosty, beccata furiosa e mega pozione per me a questo punto. Va bene, siamo pari. Ok. No, beccata furiosa. Posso usarla ora la pozione? Sì. Bene. Bene, bene, bene. Quanto è forte però sto coso. Ma dal nulla è arrivato? No, ha chiamato gli insetti. Vabbè, niente, velocità. No, sti cosi, sti insetti sono pericolosissimi. Niente. Un altro quarantato. E ora non c'ho più le essenze vitali. Avrà anche un gran coraggio, ma è un disastro sta lotta. È un disastro. Niente, attacco te. Mamma mia, che lotta del cavolo. Niente, niente, questa è andata. È particolare quello che sta succedendo. Sta attaccando il Mosty prepotentemente, anche aggiungerei. Sembra quasi che voglia dire: ehi, recupera salute. Intanto il Mosty li regge i colpi. Sì, però un attacco tecnica. Magari non ha visto la lotta dall'inizio, magari. Ah, Gesù santo. Sti insetto tuono hanno rotto proprio le palle. Un altro attacco ce l'abbiamo? Puoi attaccare ancora una volta, perché tre volte per turno mi pare poco, Boh. Se questa non va è finita. Cioè, non mi aspettavo una lotta del genere. Il Kurupeko si è ricaricato. Voglio dire, dovrebbe essere un boss intermedio, non un boss di quelli forti, no? Che incontri a fine area. Quindi perché è così difficile da mandare KO? Il Kezu mettiamo in campo? Bello Tatino lui. Perché è così difficile da mandare giù allora? Non mi sto lamentando del fatto che ci sia un boss, ma del fatto che sia così tosto in questo punto... assurdo, non è un punto di interesse, no? Ma mi tengo magari il legame che ora sale.
Mega pozione. Ok, grande. Non è al massimo il legame? Ci picchia. Non ho... Cavolo, pensavo di avercele. Oioi, oioi, oioi. Attacca me, ok. Ti pareva. E ora ci siamo. Sì, con lui faccio l'altalena. Veloce, perché questa dura un mezz'ora l'animazione. Mi sembra stanco. No, non è stanco. Boh, non ci sto capendo niente. Non sto capendo se è debole, se è forte. Cioè, se è forte è forte, sì, è resistente, ma non... Dai, se va KO è fatta, a posto, persa. Ma che mostro è questo? Ma che mostro è? Qui, in mezzo al nulla. So cosa fare però, so cosa fare. Non è che sono tanto più pronto, ma vado così. Ci riprovo. Missione. Sì, più o meno, eh. E non sono neanche salito di livello. Cioè, 15.600 punti e non è bastato. Io, a me piacerebbe livellare, ma non posso giocare, quindi... Sono un po' con le mani legate, eh. Tanta roba. Insetto tuono un po' troppi, per i miei gusti. Poi magari servono, eh. Non ne sono sicuro, ma forse servono. Che disastro, ragazzi, sta lotta che è stata. Allora, io ora ho molta paura ad andare sopra, perché praticamente... No, sto bene con... Cioè, io potevo evitarmi sta lotta? Sì, la squadra è guarita. Ma io potevo evitarmi sta lotta se avessi avuto un'arcilla? Mi stai dicendo? Che roba è? Ah, gli insetti, certo! Ah no, sono esplosivi questi, non c'ho voglia di perdere la salute. Preferisco andare avanti ora. Ah, da qui non penso di poter cadere. Spero. Ora no, ora sicuro non posso cadere. No, 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 no. Arrangiati. Bello là, oh, bello il monte, eh. Ho 2 secondi per ragionare. Allora, sti cosi possono lasciarmi. Posso? Posso andarmene a quel paese da solo? Niente, dovevamo per forza rompere scatole. Allora, ora con molta calma. Questo coso è necessario affrontarlo? No. Magari quel fungo è buono, ma non mi interessa. Non vorrei perderci troppo tempo, capito? Oddio. Eh beh, Pughi si prende, ragazzi. Pughi è la vita. Perdiamo tempo con mostri e quant'altro. Kabuto divino. Ah, c'era un insetto il Kabuto, quindi... Boh. Cioè, è un Pokémon veramente, ma comunque. Oh, cima del grande albero. Eh sì, è qui che si trova il drago bianco. Wow. Bellissimo.
Allora, devo prepararmi a uno scontro? Probabilmente sì. Ah, è un fungo nitro? Eccolo, l'uovo del drago bianco! Avanti, socio, creiamo questo legame. Questo sì che è leggendario! È ancora un uovo e già vola! L'operazione di recupero uomo è stato un successo! Finalmente l'uovo di un drago leggendario! Sapevo che Pelinar mi avrebbe ripagato! Togli le tue zampacce da quell'uovo! No, non penso! Andiamo! Addio perdenti! Violet, io ho fatto tutta la fatica. Dacia. Grazie mille per l'aiuto. Prego, ci mancherebbe pure che non mi ringrazi. È terribile, hanno rubato l'uovo! Ci scommette una pelliccia che non hanno nulla di buono in mente. Lasciatene quel dottore e il suo assistente, fratelli. Ho già messo qualcuno alle loro calcagna. C'è qualcos'altro di cui vorrei parlare con voi. Abbiamo esaminato in maggior dettaglio il murale di Redan. Abbiamo appreso due cose durante le indagini. Prima di tutto, a proposito dell'orrore nero. Questo è ciò che era scritto sul murale. Dal flagello l'orrore nero dilaga. In cielo e in terra nell'oscurità si vaga. Probabilmente questo orrore nero è un mostro contagiato dal flagello nero. E fu Redan a sconfiggere l'orrore nero, salvando il mondo. Questo è il cosiddetto miracolo bianco, poiché Redan aveva un drago bianco. Il miracolo bianco? Fondamentalmente dobbiamo rendere il drago bianco un mostri. Esatto, ma non è tutto, ci sono anche le sette stelle sul murale. Beh, ci sono sette minerali del legame nel mondo. Sette stelle, sette minerali. Si dice che l'anima di Redan sia racchiusa nei minerali del legame. Almeno questo è ciò che dice la leggenda. Sulla base di queste informazioni abbiamo una richiesta da farvi. Per fermare il flagello nero, qualcuno deve proteggere i minerali del legame. I minerali del legame sono molto sensibili ai cambiamenti ambientali. Se uno di essi viene colpito dal flagello nero, questo si diffonderà ulteriormente. Quindi dobbiamo trovare i minerali e purificarli con le pietre del legame prima che sia troppo tardi. Beh, abbiamo purificato tre minerali del legame, quindi ci sono 7 meno 3. Ne restano 4. E uno di essi si trova nel villaggio di Hakum. Ce n'è uno al villaggio di Hakum! Proveremo a trovarli tutti. Dovreste recarvi al villaggio di Hakum. Ci pensiamo noi! Minerali del legame, preparatevi a essere purificati! E non preoccupatevi dell'uovo del drago bianco, a quello pensiamo noi. Pensa tu al minerale del legame. In bocca al lupo, Ryder! Siamo arrivati finalmente! Così è questo che i Ryder mi nascondevano. Dovrei ringraziare gli scribi, mi hanno risparmiato la fatica di trovare il luogo. Non c'è una mia di interferire con qualcosa di sacro. Smetti di blaterare! Sono quei dannati Ryder a interferire sempre con la mia preziosa ricerca! Per colpa loro mi ha fuggito il minerale del legame! E è stata una piccola vendetta! Sei il mio assistente o no? Allora prendi quel piccone e assistimi! Caspita, è più testato di un Gypserus! Quasi non mi dispiace.
Sono contento. Sì, ho detto bene, non mi dispiace quasi, perché un po' fanno un po' pena. Oh, capo villaggio Omna, sì, è bello di vedere il mio sorriso, va bene. Sì, va bene, Dan. Allora, che c'è? Non piangere. No, no, ragazzi. Ragazzi, è una cosa veloce, davvero. Ti racconto la mia avventura, ma dopo, eh. Ah, hanno infettato il minerale. No. Siamo arrivati tardi. Eravamo tornati per proteggerlo. 5 minuti fa neppure sapevamo che ci fosse un minerale qui. Beh, certo, avevamo nascosto il minerale. Era la cosa più saggia e naturale. E per i Raider un tesoro assoluto, non da mostrare a primo venuto. Ma come è stato colpito dal flagello, Leo? Forse la vicinanza di uno spirito nero, oppure l'effetto di un oscuro pensiero. Però è vero anche l'inverso, il minerale può rendere l'uomo perverso. E infatti Manelgar è perverso, sì. Attenzione però, il minerale è alle caverne del Monte Pondri, nella sala di addestramento, dove hai purificato la tua pietra durante il rituale delle... Allora, mi sa che devo affrontare quel mostro allora. Beh, devo prepararmi a dovere, quindi per il momento non è cosa da fare. Nel prossimo episodio. Nel prossimo mi allenerò. Devo allenarmi perché sennò non si va avanti. Per sconfiggere il mostro contagiato dal flagello nero. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima. Ciao!